Buonasera e benvenuti a Speciale Università. Ci occupiamo stasera di una pubblicazione intanto in tema di letteratura greca, di letteratura antica greca, e lo facciamo con due ospiti che sono qua entrambe per la prima volta, quindi vi ringrazio di questa presenza. Ringrazio la professoressa Antonietta Gostoli del Dipartimento di Lettere dell'Ateneo di Perugia. Buonasera, grazie di essere qui. Ringrazio in particolar modo Adelaide Fongoni, che ha fatto un lungo viaggio invece per essere qui, perché afferisce al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. Quindi, insomma, lei ha Buonasera. percorso molti chilometri in realtà per essere nostra ospite, e stasera la ringrazio particolarmente per questo. Dicevo, parliamo di letteratura greca, in particolare, professoressa, di quale letteratura? Perché è una letteratura molto Sì, particolare in realtà, no? vero. Perché si parla di quelli che erano gli scritti, i sonetti o qualcosa di simile a un sonetto, che nascevano dai balli e dall'edonismo legato al personaggio di Dioniso nell'antica Grecia. Vogliamo Sì, spiegarlo, professoressa? beh, Dioniso è uno degli dei, diciamo, più importanti del pantheon greco. E il canto a lui dedicato si chiamava Ditirambo, e il dio stesso veniva chiamato Ditirambo in quanto nato due volte: la prima volta dalla madre Semele, che però era stata fulminata dal fulmine di Zeus, e quindi il feto era stato poi rinchiuso da Zeus nella sua coscia. E quindi quando era nato due volte, una volta da Semele e la seconda volta dalla coscia di Zeus. L'inno che veniva dedicato a questo dio si chiamava Ditirambo. Noi abbiamo la prima attestazione del VII secolo a.C., il frammento in cui Archiloco, il poeta di elegie di Giambi, famosissimo soprattutto appunto come giambografo, dice: io so intonare il canto al dio Dioniso quando il mio animo è infiammato dal vino. Quindi, perché Dioniso era il dio del vino e dell'estasi. Vogliamo ricordare, infatti, Sì. magari per chi meno lo conosce, che Dioniso diventa Bacco, no? Sì, Nella sì, sì, mitologia sì, sì. latina, quindi forse Bacco è un nome più Ma noto legato al vino e sì, comunque all'estasi. Bacco, ma anche nella letteratura greca viene chiamato Bacco. comunque. Dioniso, Dioniso alla Roma, alla Latina, o Bacco. Ecco, quindi questo per E sì, richiamare a chi ci ascolta esatto. appunto il tipo di divinità di cui Sì, noi stiamo sì. parlando, che è molto legato all'edonismo, al piacere, al vino Sì, e insomma all'estasi nella sua all'estasi, genericità, ecco. esatto. E in quel frammento, appunto, Archiloco dice che lui sa intonare, quando è il suo animo infiammato dal vino, sa intonare il ditirambo al dio Dioniso. Quello in quel momento era una preghiera al dio, intonata da un solista, e mentre gli astanti, cioè i fedeli, rispondevano con un ritornello. Per esempio, il ritornello noi sappiamo che poteva essere Axie Taure, cioè sacro toro, perché il dio si manifestava anche sotto varie spoglie, per esempio quella del toro. E in un secondo momento, però, questo inno, da inno monodico accompagnato da un refrain, diventa un vero e proprio canto corale. La personalità a cui si attribuisce questo cambiamento è Arione, il citarod Ariade di Metimna, che per la prima volta a Corinto compone un ditirambo con argomento mitico e lo fa eseguire da un coro. E questa trasformazione del ditirambo da canto rituale solistico a canto corale è legato alla figura di diversi tiranni, cioè il Dioniso è il dio legato diciamo, portato avanti, insomma, da diversi tiranni, per esempio da Periandro a Corinto, da Pisistrato in Atene. E diciamo, sotto il dominio, insomma, di questi tiranni, c'è una trasformazione del ditirambo da canto rituale sempre più a spettacolo musicale. Diventa un vero e proprio carme intonato ed eseguito da diversi coreuti.
Questo è un po' il ditirambo, no? È la sua trasformazione e anche della sua evoluzione. L'idea di questa pubblicazione, che peraltro è firmata dalla dottoressa Fongoni, adesso anzi la prego, dottoressa, di mostrarla alla nostra telecamera affinché appunto mostriamo direttamente la pubblicazione medesima della quale parliamo, raccoglie alcuni di questi. Beh, Uno in un particolare, un particolare, autore in vabbè. particolare, e quindi costituisce una sorta di antologia intorno a quest'autore. Dottoressa, ci vuole spiegare qual è l'idea da cui parte questa pubblicazione? Facciamo presente che è all'interno di una collana che peraltro è diretta proprio dalla professoressa Gostoli per Fabrizio Serra Editore, è una edizione del 2014, quindi recentissima. Dottoressa, che cosa raccoglie questa Allora, pubblicazione? da anni ci occupiamo di lirica greca e in particolar modo, io in particolar modo, nello studio del ditirambo, ma del nuovo ditirambo, cioè ricollegandomi al discorso della professoressa Gostoli, il ditirambo nella sua evoluzione nel corso dei secoli, quindi soprattutto a cavallo tra il V e il IV secolo a.C., diventa un vero e proprio spettacolo musicale, questo ad opera di un gruppo di innovatori musicali. Tra i quali spicca proprio la figura di Filosseno di Citera, del quale io mi sono Di quale lei occupata si è in occupata in questa particolar modo, monografia, certo. già a partire dalla mia tesi di dottorato, diciamo, questo è il perfezionamento della mia tesi di dottorato, insomma, quindi la pubblicazione è generosamente accolta dalla professoressa come primo volume della sua collana. E sostanzialmente questi innovatori musicali apportano delle modifiche a quello che era il genere tradizionale, in particolar modo Filosseno all'interno di un genere che era prevalentemente corale, sviluppa uno dei filoni antichi comunque che è quello del ditirambo dialogato, cioè quello in cui un attore dialoga con il coro. E la novità però nel ditirambo di Filosseno è che oltre al dialogo tra corifeo appunto e coro, abbiamo anche il dialogo tra i personaggi del ditirambo stesso, quindi nel suo ditirambo più famoso che è il Ciclope, abbiamo il dialogo non solo tra per esempio Polifemo e le sue greggi, ma anche tra Odisseo e Polifemo. Per cui appunto diventa altro rispetto a quello che era il Certo. genere tradizionale, quasi simile al dramma, tant'è vero che appunto all'azione drammatica, tant'è vero che nelle fonti più tarde non si distingue più il genere e spesso il ditirambo di Filosseno viene definito per l'appunto dramma. Quindi è un'evoluzione, è un cambiamento importante, Sì, insomma. diciamo molto quasi radicale. E lui ne è il rappresentante, diciamo, più Vogliamo importante. ricordare di che epoca stiamo parlando, Stiamo dottoressa? parlando del V-IV secolo a.C., cioè Filosseno nasce nel 435 a.C. e muore nel 380 Quindi davvero letteratura a.C. greca antica Sì, e insomma ci riporta e ci certamente. parla di un'epoca lontana, effettivamente. Sì, nasce a Citera, poi nella sua vita ha a che fare anche lui con un tiranno che è Dionisio I di Siracusa, viene rinchiuso nelle latomie di Dionisio di Siracusa e lì elabora questa idea del ditirambo, il ciclope, appunto, forse probabilmente modellato sulle vicende di Odisseo, prigioniero nella Certo. grotta del ciclope, Polifemo per l'appunto. Quindi insomma inizia ad evocare tutta una serie di Sì, figure che poi ci sono naturalmente. molto note con la Sì, ecco, mitologia greca classica più nota, più anche dal punto ricorrente. di vista mitologico, Filosseno apporta delle innovazioni perché nel mito del Ciclope e di Odisseo viene introdotta la figura di Galatea, che è la ninfa, diciamo, nereide, anzi amata da Polifemo, per la quale Polifemo intonerà una monodia. Quindi all'interno del ditirambo di Filosseno troviamo anche delle monodie virtuosistiche che erano anche, soprattutto anche queste, caratteristica del nuovo ditirambo, della nuova corrente. Professoressa, di che cosa si occupa questa collana e quando nasce? Dunque, noi nel nostro, diciamo, noi da molti anni ci occupiamo di ricerche sulla lirica e abbiamo visto che riguardo a questo genere poetico, che è certamente il più importante, il ditirambo, il genere poetico
che è durato più lungo e che si è trasformato, si è man mano arricchito nel tempo, abbiamo visto che non c'è una edizione completa che riguarda tutti i ditirambografi. Perché tutti i poeti, i più grandi, Simonide, Pindaro, Bacchilide e poi Melanippide, Filosseno, Cinese, tutti hanno composto ditirambi. Non c'è una pubblicazione che li raccolga o una collana che raccolga le opere, le testimonianze sui ditirambografi. Anche la bibliografia secondaria è, diciamo, ricca, è abbastanza ricca, però sostanzialmente è anche sparsa, non c'è un'opera, diciamo, non c'è una collana Certo. che approfondisca l'argomento in tutti i suoi aspetti. Per questo abbiamo deciso, un anno o 2 fa, abbiamo deciso diciamo, di mettere mano a questa iniziativa. L'editore Fabrizio Serra ha accolto con entusiasmo questa idea. È già uscito il volume della dottoressa Fongoni ed è in preparazione, sono in preparazione altri volumi, Ecco. Melanippide a cura di uno studioso di Bologna che si chiama Marco Hercules, Cinesia a cura di un professore del Vermont che si chiama John Franklin, che verrà a Perugia probabilmente come visiting professor. Ah, E ecco. quindi, Quindi questo è un modo anche per creare delle reti virtuose sì, tra voi, noi siamo perché... 5 università Ecco. italiane che si stanno occupando di questo Lei dirige la progetto. collana e Sì, afferisce all'Ateneo di Perugia, al Dipartimento di di Lettere. C'è la lettere dottoressa per della l'Ateneo Calabria. della Poi Calabria. abbiamo Chieti, abbiamo Urbino e abbiamo Lecce. Ecco. E poi come università straniere c'è l'Università di Friburgo, in Germania, l'Università di Salamanca e l'Università del Vermont. Quindi sia università Sì, italiane che che straniere, straniere, davvero ad ampio raggio, in una, diciamo, con un respiro ampio per un'iniziativa editoriale che ovviamente è anche un'iniziativa di ricerca, di approfondimento e di studio. Lo chiedo ad entrambe, perché si studia o è opportuno o è utile o è bello ancora studiare la lirica greca antica? Professoressa, lo chiedo intanto prima a lei, poi lo chiedo alla dottoressa Fongoni. Io direi la nostra cultura occidentale è fondata sulla cultura greco-romana. E Per lei forse è quindi, scontato, no? Senz'altro tutta la vita e che si questo, occupa di diciamo, questo. la nostra civiltà è basata sulla cultura greco-romana, questo non c'è ombra di dubbio. E poi onestamente mi sembra che la cultura greca in realtà abbia affrontato tutti i problemi dell'uomo. E in maniera anche più immediata rispetto a quello che viene fatto oggi, per esempio. Cioè, lei sembrano Sì, quasi quasi, insomma, più intuitivi e più immediati, alle volte anche più sintetici dei poeti in maniera attuali. icastica, diciamo. Quindi c'è molto da imparare, insomma, Sì, ecco questo. Una parte per sicuramente. conoscere le nostre radici, le radici, le origini della nostra cultura, dall'altra Sì, perché c'è da imparare. C'è da esatto, imparare sì, ancora oggi da certamente. poeti che hanno scritto nel IV-V secolo Certamente, avanti Cristo. Dottoressa, faccio la stessa domanda a lei. sposo la stessa idea della professoressa Agostoli, naturalmente perché i greci avevano già indagato non solo tutta la lirica, ma diciamo tutto lo scibile in qualche modo, no? No? Della nostra conoscenza. In particolar modo i poeti avevano già messo in luce tutti i sentimenti e tutti gli aspetti umani. Per quanto riguarda la collana dei ditirambografi, poi in particolare, sicuramente aggiunge una serie di tasselli e approfondisce una serie di aspetti che finora, appunto, come abbiamo detto prima, non sono stati indagati, perché non esistono delle monografie su questi autori, tranne delle dissertazioni ottocentesche oramai Certo. datate, quindi esistono gli studi di carattere generale, non ultimo quello curato da Barbara Kowalczyk e Peter Wilson, che è Dithyramb in Context, che appunto raccoglie una serie di saggi sul ditirambo, quindi è del 2013, quindi è abbastanza recente, però ecco, non esistono delle vere e proprie monografie che indaghino i singoli autori e quindi che commentino e approfondiscano gli aspetti più innovativi poi, ecco, che li Poi riguardano. probabilmente la motivazione che ho dato io è forse una motivazione, come dire, non,
come dire, storica, ma non poi immediata. Mi ricordo quello che scriveva Pontigia, che diceva che il motivo per cui noi dobbiamo studiare l'antica è perché in realtà l'alterità ci fa conoscere noi stessi. Siccome sono diversi, la diversità poi in realtà aiuta a conoscere anche noi stessi. Questo è in realtà molto attuale, no? Come ragionamento è del tutto attuale. Sì, sì. C'è però un, diciamo, un sentire alle volte diffuso, ma non per questo corretto, che magari non vede gli studi umanistici come gli studi maggiormente in voga o di moda o prescelti magari dai ragazzi in questo periodo storico, no? Dai ragazzi che escono dalle scuole superiori e scelgono poi l'università. Chi invece ha scelto di dedicare la propria vita agli studi umanistici può spiegarci, no? Perché questo sentire, che pur se diffuso può non essere, anzi probabilmente non è corretto, non ha fondamento, invece ha fondamento la passione per questo tipo di studi. E, insomma, avendovi qua, peraltro afferenti a due atenei diversi, insomma, ho approfittato dell'occasione. Io ho insegnato 20 anni. Lei ha insegnato, quindi in questo momento è a Perugia, però è stata lì. Sono a Perugia da 2 anni. Da 2 anni, quindi piuttosto recente. E prima per 20 anni ho insegnato in Calabria. Quindi, diciamo, voi potete testimoniare come in realtà questo sentire non sia giusto, no? Certo. Che magari i ragazzi possono e devono, se ne sentono l'aspirazione, avvicinarsi agli studi umanistici, certo, anche con riferimento agli antichi, anche agli antichi greci. Certo, certamente. Io credo che sia importante molto che in una società rimangano delle persone che coltivano anche gli studi umanistici, non tutti chiaramente, no, perché c'è un problema di progresso, di lavoro, però che ci sia una parte che coltivi gli studi umanistici, secondo me è importante, una parte che li coltivi e poi che li trasmetta. Cioè che magari chi ne ha l'aspirazione o il desiderio non si faccia dissuadere magari da discorsi generici, ma che se ne ha l'intento e la passione, insomma, vada a studiare gli antichi greci, se è questo che piace, no? Perché poi alla fine anche questo, e non è poi così vero che poi non si trova uno sbocco lavorativo, perché poi magari attraverso questi studi, no, ci si può poi avvicinare a un'attività lavorativa del mondo moderno, non per forza di ricerca, come è stato per la dottoressa, che è rimasta all'interno dell'Ateneo. Ma può essere l'insegnamento, ma anche tante altre cose, perché se uno fa dei buoni studi umanistici, poi si possono fare dei master, e io ho visto dei miei allievi che sono riusciti benissimo in master di tutt'altro genere. Cioè, perché forse c'è una logica e un metodo che viene comunque trasferito e insegnato, e nonché anche il desiderio magari di approfondire certe tematiche che apre la mente, no? La conoscenza dell'altro o dell'antico, come si diceva prima. Io vi ringrazio molto per essere state nostre ospiti. Ricordiamo ancora il volume, mi fa piacere mostrarlo, della dottoressa Adelaide Fongoni, come autrice, appunto, Testimonianze e frammenti di Filosseno di Citera, di Tirambografi greci, una collana diretta dalla professoressa Antonietta Gostoli, Fabrizio Serra, editore, 2014. Grazie ad entrambe, grazie quindi di essere state con noi, in particolar grazie modo, se non altro per il lungo viaggio, la dottoressa Adelaide Fongoni, che ricordiamola ancora, afferisce al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. A Cosenza in particolar modo. Grazie anche alla professoressa Antonietta Gostoli, che da 2 anni, come ci ha raccontato, invece presso l'Ateneo di Perugia, Dipartimento di Lettere. Grazie di nuovo ad entrambe. Ora, come di consueto, vi propongo la nostra rubrica fissa, l'agenda dell'Ateneo. Prima di questo vi volevo ricordare anche un bando di concorso appena reso noto, riguardante un premio di laurea, domande da proporre entro marzo 2015 per onorare la memoria del dottor Alberto Mezzasoma, per lunghi anni direttore amministrativo dell'Ateneo di Perugia. Il comitato direttivo dell'associazione omonima ha bandito un premio annuale di laurea per la miglior tesi di laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento discussa tra il 1 gennaio 2013 e il 28 febbraio 2015 in una delle facoltà dipartimenti dell'Ateneo perugino. Possono partecipare al concorso i laureati figli di dipendenti o ex dipendenti dell'Ateneo perugino che abbiano conseguito il diploma in una delle facoltà dipartimenti dell'Ateneo nel periodo previsto dal bando. I concorrenti dovranno presentare domanda in carta semplice entro le ore 12 del giorno 31 marzo 2015 o farla pervenire anche a mezzo raccomandata entro la stessa data.
L'assegnazione del premio, 1.000 euro, sarà stabilita da una commissione di 3 membri nominati dal rettore dell'Ateneo tra i docenti di ruolo dell'Ateneo stesso e presieduta dal presidente dell'associazione intitolata ad Alberto Mezzasoma. Dopo questo doveroso annuncio, vi proponiamo appunto i bandi in questo momento con i termini pendenti e gli eventi della settimana per l'Ateneo di Perugia. Venerdì 23 gennaio alle ore 17 nella sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria in Corso Vannucci a Perugia si terrà l'incontro Biotecnologie e Società, le sfide per i biotecnologi del futuro, Question Time. A dialogare con il pubblico che può inoltrare le proprie domande all'indirizzo email scuola.wsb2015@unipg.it o postarle nelle pagine Facebook dell'Ateneo www.facebook.com/Università Perugia saranno Giuseppe Cioffi, amministratore delegato di Tarchet e presidente del gruppo chimici di Confindustria Umbria, Fabio Naro, docente di istologia all'Ateneo di Roma La Sapienza, membro del CUN, Alessandra Pioggia, docente di diritto sanitario presso l'Ateneo di Perugia e Thomas Trafni, filosofo della scienza, direttore del Dipartimento di Scienza e Fede del Pontificio Consiglio della Cultura. A moderare il dibattito sarà Leonardo Alfonsi di Psiquadro. L'evento è organizzato nell'ambito della scuola Winter School on Biotechnology del dottorato in biotecnologie dell'Ateneo di Perugia, che si occupa di biotecnologie mediche, biotecnologie molecolari e cellulari, biomateriali e biodispositivi e biotecnologie industriali. Per maggiori informazioni, email scuola.wsb2015@unipg.it. ISUC, Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e Ateneo di Perugia, Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature, Civiltà Antiche e Moderne, organizzano per martedì 27 gennaio alle ore 10.30 nella Sala delle Adunanze del Dipartimento di Lettere la presentazione del volume Ebrei, Ebraismo, Lager, 10 lezioni, a cura di Giovanni Falaschi, ISUC Editoriale Umbra 2014. Intervengono Marina Caffiero, Università di Roma La Sapienza, e Manola Ida Venzo, Archivio di Stato di Roma. A Terni, sabato 24 gennaio alle ore 18.30 nella Basilica di San Valentino si terrà il concerto Un omaggio a Maria nel segno di Teresa a cura dell'Associazione Talenti d'Arte. Saranno interpretate le più belle Ave Maria della tradizione lirica italiana e straniera. Il concerto è il secondo appuntamento del Festival di Spiritualità Teresiana Teresa tra Azione e Contemplazione, promosso in occasione dei 500 anni della nascita di Santa Teresa d'Avila e iniziato con un incontro che si è tenuto il 10 gennaio presso la medesima Basilica di San Valentino. Il festival, che continuerà nei prossimi mesi fino ad ottobre con iniziative mensili che si svolgeranno tutti a Terni, è ideato e promosso dai frati carmelitani della Basilica di San Valentino, dal Centro Culturale Valentiniano e dal Dipartimento di Economia di Terni dell'Ateneo di Perugia. Il Dipartimento di Matematica e Informatica ha organizzato per l'anno solare 2015 un ciclo di seminari scientifici, sia di tipo divulgativo che di tipo specialistico, tenuti da professori di alto livello scientifico e da giovani dottorandi, assegnisti e ricercatori di questo Dipartimento che hanno avuto forti legami con esso. I seminari si terranno con cadenza quindicinale a partire da martedì 27 gennaio nell'aula A3 del Dipartimento di Matematica e Informatica dalle ore 14.30 alle ore 16. Il seminario inaugurale sarà tenuto dal professor Michele Flammini, Università di L'Aquila, e ha come titolo Algorithmic Game Theory, Computational Aspects for Nash Equilibra and Congestion Games. Tratterà della teoria dei giochi, tematica su cui ha lavorato intensamente negli ultimi anni e che è di sicuro interesse scientifico e divulgativo sia per gli informatici che per i matematici. Il giorno mercoledì 28 gennaio alle ore 12 nella sala riunioni del Dipartimento di Matematica e Informatica il professor Nicola Ciccoli terrà nell'ambito delle attività dei seminari scientifici del corso di studi di laurea in matematica una lezione dal titolo Le 7 vite della fibrazione di Hopf. Mercoledì 28 gennaio alle ore 15 nell'aula ex biblioteca del Dipartimento di Fisica e Geologia, Palazzo delle Scienze, Piazza dell'Università, il dottor Jacopo Selva, INGV Bologna, terrà un seminario sul tema quantificazione delle incertezze nelle stime probabilistiche dei rischi naturali.
Sono aperti i termini per le presentazioni delle domande di ammissione al Master di primo livello in promotore e organizzatore di processi di democrazia partecipativa, anno accademico 2014-2015, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo di Perugia. La domanda di ammissione, redatta secondo le indicazioni presenti nel bando, dovrà pervenire pena l'esclusione entro il termine del 27 gennaio 2015. Il bando è disponibile anche all'indirizzo internet www.scipol.unipg.it. Vedere l'invisibile, 30 anni a scuola di cristallografia a Perugia. La mostra intende valorizzare il contributo delle scuole organizzate annualmente dall'Associazione Italiana di Cristallografia allo sviluppo e alla diffusione di questa disciplina. Le scuole vennero tenute a partire dal 1972 sino all'83 nell'allora Istituto di Mineralogia. Dall'85 al 98 la sede fu Villa La Colombella. L'organizzazione scientifica delle scuole è curata dalla Commissione per l'insegnamento dell'Associazione Italiana di Cristallografia. La mostra avrà luogo nel Palazzo delle Scienze del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Ateneo di Perugia fino a giugno 2015.